Buonasera a tutti. Grazie di essere venuti al concerto della Tito Schipa per calcio a Cagliari. Questo concerto, il concerto di questa sera, è il risultato di un laboratorio di una masterclass che abbiamo effettuato in conservatorio grazie alla collaborazione del maestro Giuseppe Cacciola, primo percussionista del Teatro La Scala di Milano, che ci onora della sua presenza. E io volevo non sovrapporre alle parole del direttore che ha parlato poc'anzi, ma volevo ringraziare il Consiglio di Amministrazione, intanto nella persona dell'onorevole Biagio Marzo, che ci onora della sua presenza, e altrettanto volevo fare con il Consiglio Accademico, presieduto dal direttore e maestro Giuseppe Spedicati, che hanno contribuito fortemente a volere questo concerto, e siamo onorati di essere qui proprio il 21 di giugno in occasione della Coppa Europea della Musica. Altrettanto vogliamo estendere il ringraziamento a chi si è prodigato per poterlo rendere effettuato, alla macchina organizzativa del Conservatorio, all'ufficio stampa, professoressa Eugenia Congelo. Ringrazio infinitamente perché è una macchina veramente infernale di organizzazione straordinaria. E poi c'è tutto gli uffici amministrativi, il dottor Carlo, la signora Vernienti, veramente eccezionali per quello che hanno fatto, addirittura i nostri coadiutori che ci hanno aiutato a trasportare gli strumenti, la Salvatore, Pietro, Fabio. Spero di non dimenticare qualcuno, insomma veramente Cosimo è straordinario, veramente devo ringraziare tutti perché c'è un lavoro immane di trasporto, quindi veramente grazie davvero. Dunque, passiamo al programma della serata, anche sapete che avete un programma già stampato. E dunque abbiamo ascoltato questo brano di apertura molto bello di John Bolton, trascritto dal maestro Cacciola, e questo è il brano di apertura. Quindi andiamo all'interno del testo. Abbiamo questo pizzicato polca, scritto polca in onore di stampa, è una polca, è una composizione di Johann Strauss Junior, che lui aveva scritto quando era ospite presso l'Arciduca di Asburgo. Gli chiedeva sempre ogni volta di scrivere qualcosa di particolare per far divertire i suoi ospiti. E lui scrisse questa composizione tutta pizzicata con gli strumenti d'arco, che risultava di un bellissimo effetto, fece molto successo. Adesso noi la ascoltiamo in un arrangiamento di John Schustein per un quartetto di strumenti, di tastiere. Abbiamo xilofono, vibrafono, marimba e due.
Corazzato. Noi abbiamo previsto questo concerto come un viaggio che gira intorno a noi, cerchiamo di toccare un po' i vari stati della relazione. Abbiamo iniziato con la mente di nuovo, adesso siamo stati un po' in Austria, in Austria, e ci ascoltiamo nella terra del sole, la terra calda della Spagna, dove ascoltiamo questo brano che si chiama Spagna Matador, che racchiude con tutte le melodie molto popolari, tra l'altro, che già avete ascoltato in altre occasioni, e arrangiato ovviamente per sempre uno. Questa volta abbiamo Marita, vibrafono, silofono, timpani. Il risultato è molto interessante, anzi avremo anche sì, tamburo basco e poi ci sarà una sorpresa. Spagna Matador. Grazie a tutti.
Esatto. Thank you.
Giovanna Cerati, Francesco Pantone, Roberto Summa, Francesco Giorante, Marco Pina. E poi vediamo un po' l'interclasse. Abbiamo preso così in prestito dalla classe del maestro De Bernardo, Alessia Rella. Molto bravo, grazie. Sì, allora il programma prosegue con un quartetto di tastiere e batteria che suonerà il maestro Cacciola. È un brano che ha per titolo Ragtime Rock. Questa composizione fa parte di una raccolta di 19 brani composti da Joe Grimmie nel 1930. Questa composizione, che si chiama Ragtime Rock, in effetti in origine era nato come un foxtrot, però è del modo di incontrare questo bravissimo pianista Robin Banta, che era un bravissimo suonatore di ragtime, e suonando insieme gli stravolse tutto il pezzo, accompagnandolo a tempo di ragtime invece di foxtrot. E gli viene il titolo appunto questo tuo ragtime, quindi Ragtime Robin.
viaggia con i grossi teatri, sono un po' in tutta Italia, teatro di Roma, teatro lirico di Cagliari, di Parma, Santa Cecilia, quindi ormai è quasi. Thank you.
abbiamo pensato nel corso del laboratorio di dare un po' di, diciamo, di vetrina anche un po' a tutti i ragazzi che frequentano la scuola di strumento a percussione, anche quelli del preaccademico, perché insomma sono ragazzi che poi ci mettono tanto impegno a studiare e poi a un certo punto ci siamo visti che mancano, questi ragazzi vanno premiati, quindi dobbiamo coinvolgerli nel concerto finale, è la festa della musica, e quindi se non sono i musicisti, non sono i ragazzi che festano, quindi coinvolgiamoli tutti quanti. E quindi si è pensato di fare un, diciamo, un sottolaboratorio che potessero comprendere un po' tutti questi ragazzi, e pensando un po' a un programma così particolare, perché dal titolo Saturazione, che Marco Spina si è un po' ispirato al minimalismo. Il minimalismo, sapete, è una forma musicale, una forma d'arte, nato negli Stati Uniti d'America, che consisteva in una sovrapposizione di varie figure geometriche che venivano sovrapposte una sull'altra, e quindi creando ulteriori figure geometriche. Anche la musica si è venuta avvicinare a questo genere di arte, quindi con poche note, 3-4 note, però messe una sull'altra, diciamo, oppure virgolettate a distanza dell'ultimo una dall'altra, creano ancora ulteriori melodie perché si incastrano l'altra. E quindi abbiamo il risultato di tutti questi straordinari, meravigliosi ragazzi che sono qui, che hanno voluto collaborare, che hanno voluto partecipare a questo nostro concerto. Quindi ascoltiamo poi il risultato di questo laboratorio. Grazie, Saturazione di Martini. Buonasera, vorrei dire una cosa, veramente fate un applauso a questi ragazzi che hanno thank you.
Emanuele Pisano, Antonio Mazzoni, Federico Galasso, Federico Natale, Francesco Milano, Francesco Natale, Francesco Cassano, Francesco Cattolo, Francesco Spiritato, Gabriele Vittorio, Gabriele Nero, Gabriele Pantanini, Giancarlo Palazzano, Gabriele Guardi, Gregorio Vittorio, Marco Spina, Natale Serata, Marta Rizzato, Matteo Urgenza, Matteo Urgenza, Matteo Urgenza, Matteo Urgenza, Nicola Nero, Pietro Tarno, Nicola Nero, Matteo Urgenza, Luigi Tarno, thank you.
Alberto Summa. Thank you.
Thank you.
sinofono solista sarà Umberto Sufi. America on the train, il viaggio che lui ha fatto all'interno con il treno.
percepiti, ritmi, intrecci, cose varie. E poi America on the road, con tutte le strade americane che convergono verso la capitale che è New York. Quindi America Travel, io lo dico la parola.
una composizione del maestro Cacciola. È una, si intitola Jam Session tra i balli, ed è una composizione molto particolare perché c'è l'uso di strumenti strani. Lui ha pensato a questa composizione attraverso un momento di lavoro che stava effettuando alcune cose. Forse è meglio che la spiega lui, perché l'ha scritta proprio lui, ce l'abbiamo qui. Thank you.
Grazie a tutti per essere venuti.